puntata di facile e veloce opinioni. Come vi avevo preannunciato, c'era un hold succoso diciamo, in ballo, perché avevo fatto un ordine da Pink Panda delle palette chiacchieratissime, imitazione della Makeup Revolution. E la sua sottolinea High Heart Makeup. Innanzitutto vi parlo del sito. Pink Panda è un sito che appunto vende The Balm, Makeup Revolution, in tutti i modi, marche dalla Lacoste a quelle un po' più costose, comunque sempre non eccessivamente costose, nella media. E quindi si possono trovare varie cose, succose, comunque imitazioni anche di palette importanti. Ma partiamo da questo haul. Innanzitutto, un'altra precisazione: le spedizioni vengono fatte con la GLS, cosa che mi ha abbastanza preoccupato. Mi ha abbastanza preoccupato questa cosa della GLS. Perché comunque diciamo che non sono tra i corrieri più precisi, più carini che io possa trovare. Certo, alla fine la signora è stata simpatica, la signora che mi porta i pacchi è stata simpatica, però se l'è presa molto comoda oggi e io sono dovuta stare tutto il giorno ad aspettare dopo la notifica della consegna del pacco. Mi hanno inviato la mail, io ho ricevuta subito, sono corsa a casa, sono stata tutto il giorno, vabbè che ho fatto le pulizie, però giustamente non è nemmeno giusto che ti fanno aspettare fino alle 5 passate, 6 e mezza, eccetera, eccetera, e quindi mi sono un pochino fastidita, perché comunque la GLS o sbaglia indirizzo o ritarda con le consegne, insomma. Non mi fa impazzire, ecco, come corriere. Comunque, quello che ho comprato sono innanzitutto la Iconic Pro Smoked, che è praticamente della Makeup Revolution, che sarebbe l'imitazione della. Allora, la Makeup Revolution ha fatto varie imitazioni delle Naked, dalla Iconic Pro 1, Pro 2, Pro 3, che erano la Naked 1, 2 e 3, e poi ha fatto la Smoked, no, Smokey, che praticamente sarebbe l'imitazione appunto della Smokey Palette della Urban Decay. Vi faccio vedere appunto questi colori, sono tutti perfetti per uno Smokey Eye, scriventissimi, per quello che vedo gli scuri scriventissimi, anche il color caffè, sono colori veramente stupendi. E sono molti colori anche naturali che io uso. Sicuramente un'ottima palette per l'inverno e per fare uno smokey eye. Poi volevo accaparrarmi una palette, due palette da collezione, ovvero questa che è appunto la High Heart Chocolate, perché la Makeup Revolution ha fatto appunto questa imitazione della Too Faced, non chiamandola così perché sennò sarebbe stata appunto una violazione dei diritti del brand, però ha detto per la passione, per la vostra passione del cioccolato. In verità praticamente è un'imitazione perché c'ha tutti i colori, finalmente ce l'ho anch'io, c'ha tutti i colori appunto della Too Faced, della prima chocolate bar di Too Faced. È veramente bella, ha i colori dal viola al borgogna, sono tutti precisi alla palette, molto belli. Molto belli, vediamo la scrivenza. Scrivenza anche qui veramente ottima. Cioè, io ho passato, ho pucciato appena, veramente ottima anche qui. E vi posso dire che sa di burro cacao. C'è un sottodore che non convince, però sa di burro cacao, ve lo dico assolutamente. L'hanno presa in pieno questa palette. Dopodiché,
Queste palette cioccolato sono da collezionare. Siccome era uscita della Too Faced la Sweet Peach, io volevo una palette dai colori pesca. Ovviamente ho preso la Vice, la Chocolate Vice, sempre della I Heart Makeup, che è questa sottomarca che fa le imitazioni della Too Faced. E quindi ho preso questa dai colori pesca. Qui si sente meno il burro di cacao, più quel sottodoro un po' strano, però vediamo anche qui i colori molto scriventi, sono tutti colori pescati, ci si può fare un bellissimo trucco, pesca come pesca bronzo, sono tutti colori bellissimi, del pesca, il bronzo, aspettate che ve la faccio vedere bene. Pesca al bronzo e questo è il terzo acquisto. Dopodiché ho fatto un quarto acquisto che è questo rossetto che io indosso, che è il Candy Rock sempre della I Heart Makeup. Come vedete è a forma di missile. Cosa vi ricorda? E vai, ve lo dico subito, il Candy Yum Yum della MAC. E vi vorrei dire che molti hanno parlato dubbiamente della scrivenza del colore. Sinceramente, io lo vedo scrivente già dalle prime passate e sinceramente confortevole, quindi devo dire che fa il suo lavoro. Per 3 euro e qualche cosa vale la pena. Vi dico subito il costo, quanto mi sono costate. Queste 9,90, ma per il packaging ne valevano tutte. Questa non mi ricordo se 7 euro o 6,90 euro, però dovrei avere qui tutti i costi. Quindi la Makeup Revolution Palette Iconic Smoky Palette è 7,99 euro, I Heart Makeup 9,99 euro e il rossetto Lip Geek. Si chiama così Lip Geek Candy Rock 3,99 più i costi di spedizione, è venuto tutto 36,86 euro. Questo è stato il mio acquisto da Pink Panda. Lo consiglio, loro sono stati molto precisi. Purtroppo il corriere comunque desta dubbi, quindi se io dovessi scegliere proverei direttamente dal sito della Makeup Revolution, anche se sono stati abbastanza professionali e l'acquisto è stato veramente facile dal sito, cosa che per me è stata difficile da Machillaria. Da Manuela, facile e veloce opinioni, è tutto. Un bacio e alla prossima!